subito allora a vedere un po' il tema, come potete immaginare, quello dei vaccini e soprattutto il confronto piuttosto acceso sui brevetti in Europa con posizione diversa a quella della Germania rispetto alle proposte che sono arrivate ieri proprio da parte del presidente americano. Se questo è uno dei temi, poi si torna a parlare invece delle riaperture, ma anche della campagna di vaccinazione che dalla prossima settimana, annuncia Figliuolo, toccherà anche a quelli fino ai 50 anni. Ma allora, a proposito di vaccini e lavoro, il Mattino di Puglia Basilicata parla dell'agenda Draghi, il vertice in presenza di Oporto dove i leader europei pianificheranno la ripartenza, lo scontro tra Biden, Unione e Big Pharma sui brevetti, lo palco, le pressioni politiche non vanno bene, il garante frena l'accelerazione del governo sul Green Pass per il turismo, c'è l'uso, va comunque circoscritto. E poi oggi ne abbiamo parlato anche noi nel nostro canale e dando anche anticipazione, oggi esce Exuvia registrato nella foresta Umbra, Caparezza fa pace col passato e a Fedez dice c'è bisogno di azioni concrete, il cantatore pugliese presenta il suo album intenso che risuona dei silenzi della parte più nascosta del Gargano. E poi dalla prossima settimana, come dicevo, le prenotazioni del vaccino per chi ha tra i 50 e i 59 anni, Puglia pronta per appunto per gli under 60, la regione è la più preferita agli italiani invece per le prossime vacanze, questi i primi dati. Le devo ricordare che uno dei nostri maggiori esperti, il professor Gustavo Chidini, esperto di questa materia, ha scritto qualche mese fa un articolo nel quale ha ricordato a quelli che parlavano appunto dei brevetti come bene comune che nel nostro codice della proprietà intellettuale noi abbiamo un istituto che è l'espropriazione dell'uso. Dell'uso del brevetto che consente al titolare del brevetto di continuare a utilizzarlo e a produrre in base a quel brevetto e che consente l'espropriazione dell'uso da parte dello Stato per motivi che attengono alla difesa o altri motivi di interesse pubblico e prevede un indennizzo e quindi, come dire, si comporta nei confronti della proprietà intellettuale che è garantita dal brevetto nello stesso modo in cui la questione è disciplinata dall'articolo 42 della Costituzione. La proprietà privata rimane privata, ma se viene espropriato la proprietà o l'uso, occorre che lo Stato indennizzi il proprietario.